5 Stelle, nuova grana per la sindaca di Torino Appendino. Si dimette il collegio dei revisori contabili del comune che denunciano pressioni e mancanza di collaborazione. Sul ruolo di Grillo, Di Maio precisa, sarà con noi in campagna elettorale. Claudia Mazzola. Proprio nel giorno del Restitution Day dei consiglieri regionali piemontesi che tagliandosi gli stipendi restituiscono quasi 103.000 euro, a Torino scoppia una nuova grana. Il collegio dei revisori dei conti del comune rassegna le proprie dimissioni. Nel motivare la decisione, gli esperti contabili parlano di difficoltà nello scambio di comunicazioni, ostacoli nell'attività di raccordo con il Consiglio Comunale e di assenza di collaborazione e di pressioni. Un atto d'accusa pesante contro la Giunta Appendino, quello dei revisori, che arriva prima dell'ennesimo scontro sul bilancio di previsione 2018. Sorpresi, prendiamo atto delle dimissioni, replica la sindaca. Gli ultimi mesi erano stati segnati da tensioni quotidiane esplose con il caso dell'area ex Westinghouse, che ha portato l'Appendino e l'assessore al bilancio nel registro degli indagati della Procura. Un colpo che pesa nella corsa grillina al governo, alle prese con il nuovo assetto del movimento a trazione Di Maio e con Grillo sempre meno presente. Ma il candidato premier, che torna ad attaccare Renzi De Benedetti, rilancia: Grillo sempre con noi. Qualcuno spera che Grillo si faccia da parte, perché Beppe è una grande forza e risorsa per il movimento, la più grande che abbiamo. E quindi io sono qui ancora a dirvi che ci sono fake news, che Beppe non solo sarà con noi in questa campagna, ma sarà sempre col movimento e resta il garante del movimento anche nel nuovo statuto. Eppure il fondatore, oltre a riprendersi il dominio beppegrillo.it, nei prossimi giorni tutta l'attività politica passerà al blog delle stelle, dovrebbe disertare anche l'appuntamento di Pescara dal 19 al 21 gennaio, dedicato alla piattaforma Rousseau, fiore all'occhiello. Davide Casaleggio. A Roma, traffico nel centro e disagi per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Chiuse le metro A e B, aperta invece la C. Lo sciopero si svolgerà fino alle 17 e dalle 20 al termine del servizio, con le consuete fasce di garanzie. La protesta ATAC, si legge in una nota dell'USB, è contro le scelte dell'amministrazione comunale sul concordato dell'azienda. Lo sciopero TPL è contro l'avvio delle gare che daranno in mano il servizio a più vettori.